10 anni insieme, perché il sindaco ogni anno va a portare il suo saluto, il suo augurio a tutte le fasce fragili nella nostra città, quindi i bambini, gli anziani, i senza fissa dimora. E abbiamo iniziato stamattina alla Casa del Signoriello, una casa di riposo del Comune di Napoli che attualmente è anche interessata di una serie di lavori di ristrutturazione che ci permetteranno tra un qualche mese di accogliere circa 12-14 ospiti. E vederli insieme, vederli felici delle attività che svolgono in questo centro, devo dire la verità, riempie di gioia perché significa che stiamo facendo un ottimo lavoro. Comincia alla comunità alloggio Giuseppe Signoriello a Secondigliano la testimonianza dell'amministrazione comunale di Napoli nel tradizionale appuntamento di Ferragosto con servizi pubblici e privati vicini alle esigenze di coloro che in questo periodo hanno più bisogno di non essere lasciati soli. E prosegue con il saluto agli agenti della Polizia Municipale, oggi in servizio per il monitoraggio e la tutela del territorio. Oltre all'assessore Donatella Chiodo, agli appuntamenti hanno preso parte anche gli assessori alle politiche del lavoro Giovanni Pagano, alle attività produttive Rosaria Galiero e al trasporto pubblico in mobilità Marco Gaudini, prima della messa celebrata dall'arcivescovo metropolita di Napoli Domenico Battaglia. A tutte le donne e agli uomini della Polizia Locale, oggi in servizio, gli auguri di un buon Ferragosto da parte dell'amministrazione comunale, qui rappresentata dagli assessori Galiero, Chiodo e Pagano e dal sottoscritto. Un sentito ringraziamento a tutti voi che ogni giorno svolgete un ruolo fondamentale per la nostra città e lo fate con grande orgoglio e questo è certamente il più bel messaggio. Tanti auguri, buon Ferragosto e buon lavoro. Oggi in maniera particolare va a tutte quelle persone che stanno facendo fatica, quelle persone che in qualche modo, tra virgolette, abitano agli angoli delle strade, ma anche ai tanti ammalati. Penso soprattutto a chi in questo periodo ha perso una casa, ha perso il lavoro, insomma tanta gente che sta soffrendo. E vorrei dire una cosa importante, io ne ho incontrati tantissimi in questo periodo, non sono numeri, sono volti, sono storie, sono persone. Sono dignità. E la cosa più bella è che accanto a queste persone se ne sono sempre incontrate altre, che si sono messe accanto a queste persone per non lasciarle sole, per dare loro una mano, per prendersi cura, per farsene carico. Ed è bellissimo sapere che lo fanno nel silenzio, senza clamore, nel nascondimento. In seguito gli assessori si sono recati anche al presidio della Whirlpool e a Scampia, dove hanno visitato il centro Hurtado, luogo di formazione, educazione, supporto scolastico e promozione sociale, con laboratori collegati anche con associazioni ed enti. Poi il centro diurno per l'accoglienza di bambini e famiglie, il giardino dai mille colori, e infine in centro città, al centro prima accoglienza, ex dormitorio pubblico in via De Blasis. Abbiamo scelto di vivere questa giornata insieme alla città partendo dalle sue fragilità. Siamo stati al centro Hurtado, a Scampia e abbiamo fatto un passaggio anche con gli operai della Whirlpool, l'unico appuntamento diciamo non istituzionale perché abbiamo voluto comunque dare la vicinanza di questa amministrazione a una vertenza molto delicata che in questo momento sta soffrendo un periodo particolare. Come amministrazione anche il 15 di agosto abbiamo scelto di mettere al centro le fragilità, di far sentire la vicinanza dell'amministrazione alle sue forze migliori, tra cui Polizia Locale e Protezione Civile, ma anche a quelli che sono gli aspetti delicati di chi sta lottando anche in questo momento di vacanza.